ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, sono il figlio della tempesta e sono tornato qui per rubare un altro video. Ridicolo. Oggi, ragazzi, siamo qui per andare a rubare. Sì, signori, rubare. Lo dico proprio così, con 3B, rubare un video a Mike Sciosha. C'ho la felpa, evento più unico che raro. Oggi a Palermo piove. Il video che volevo rubare oggi era appunto quello di Akinator, un sito che andava di moda penso 10 anni fa. Il fatto che io lo stia riportando su YouTube vi lascia presagire il motivo e la salute del mio canale. Sta andando un po' tutta puttana, ma secondo me col titolo giusto e con la mia personalità incredibilmente simpatica riusciremo a portare fuori un contenuto decente. Quindi prima di chiudere il video guardatelo fino in fondo, perché cercheremo delle cose davvero simpatiche. Iniziando dal mio cane, che non ho mai cercato perché ovviamente non avevo un cane l'ultima volta che ho giocato ad Akinator. Sarà stato registrato su Akinator? Non lo so. Cerchiamo un animale. È una razza di cane? Sì, ogni tanto dico anche che razza di cane sei. Battuta di merda. Il tuo animale era un dinosauro piumato? Un attimo. Opla. Direi di no. Il tuo animale è grande? Non tanto, ragazzi. Sono cani, sono cana molto più grandi. Direi di no. Il tuo animale è di due colori? Sì, sì. Effettivamente sì, è un po' maculato, si potrebbe dire. Quindi vediamo, forse ci stiamo arrivando. È a pelo lungo? Sì. È piccolo? Sì. Ha il pelo corto? Se mi hai appena chiesto che ha il pelo lungo, direi di no. Qua devo stare attento a come rispondo, perché qualsiasi cosa io dica pesto una merda. Rispondiamo in maniera politically correct. Il tuo animale si può mangiare affumicato? Ma dipende se sei cinese. No, no, sto scherzando. Raga, dai, dai. Mamma mia. Voi non fate mai battute. Ma vaffan. Il tuo animale può diventare tuo amico? Accidenti, sì, assolutamente. È a forma di palla? Un attimo. Direi di no. Non è a forma di palla, ma caga il... Il tuo animale ti vuole bene? Allora, mi verrebbe da rispondere probabilmente, ma in realtà sì, ragazzi, siamo innamorati. Basta! Siamo innamorati, ci vogliamo tanto. Ha le orecchie appuntite? Sono, cioè, li ha di tutti i tipi, fuorché appuntite. Ha le orecchie grandi? Madonna, sì. Esiste davvero? Beh, quando raccolgo la merda, esiste tantissimo, è proprio tangibilissimo. Ha le macchie? Sì. È un celente... Alexa, che cosa vuol dire celenterato? Ecco qualcosa che ho trovato sul web e tradotto. Secondo reference.com, storicamente, gli scienziati hanno usato il termine celenterato, che si riferisce ai corpi simili a cavità degli animali, per identificare il film ora chiamato cnidario. Ho risposto alla tua domanda? Non ho capito un c***o. Direi di no, allora, a questo punto. Il tuo animale fa i bisogni nei cespugli? Ma in che modo ti dovrebbe aiutare questa risposta? Cioè... In che modo ti dovrebbe aiutare questa risposta? Direi di no. Cioè, direi di sì, anzi, dai. È costoso? Minchia, se è costoso. Ha il pelo bruno? Silenzio. Non mettere silenzio bruno. No. Bruno. Ha le zampe piccole? Ma che cazzo. È alto? Assolutamente no. È un mostro? Ma il tuo cane è un mostro, infame. Comunque, 22 domande, ancora non ha capito una. Sega. Ha un verso simile a una risata? No. Ha il naso piatto? No. È un animale da pastore? No. Un Cavalier King Spaniel. No. Il Cavalier King è una cosa. Nica e nica. Ha il pelo arricciato? No. Costa più di 100 euro? Ma magari costasse meno di 100 euro. Ha a che fare con Nobita? Sì. Tua madre, Doraemon. È famoso per il colore della sua bocca? Avanti, dimmi un animale famoso per il colore della sua bocca. A me che cazzo. Se sbagli a rispondere, sei licenziato. Ti sei salvato. È bianco e nero? Sì. Pesa più di 10 kg? Sì. Ha un solo colore? No, mi hai appena chiesto se è bianco e nero. Ha il sangue freddo? No. Vive sottoterra? Direi proprio di no. Si può andare a caccia? Sì. È un animale da caccia? Si può cacciare? No. Ma perché mi fa le domande una all'opposto dell'altra? No. Ha due zampe? No, per fortuna ancora no. Arriere, su, ce l'ha interato. Tua padre ce l'ha interato. È bravo con tutte le persone? Sì. È anche un po' cagaca. È un cane da ferma? Sì. Vive in un bosco? No? Ha una luna sulla fronte? No. È così piccolo da poter stare su una moneta. Se rispondessi di sì, come ne usciresti? Col fatto che è anche peloso. Che animale è? Che è peloso, è amico delle persone, sta su una moneta. Ah sì, il criceto. Vive sulle montagne del Tibet, direi proprio di no. Può lanciarsi in volo? Sì, ma solamente una volta. È arancione? No. È molto peloso? Sì. È zitto. Vive nell'Artico? Direi assolutamente di no. Emette versi quando ha fame. Ha la coda folta? Direi di sì.
un border collie. Bene, complimenti a Akinator, fai più schifo di chi ti ha utilizzato. Detto questo, ragazzi, io direi adesso di pensare... No! Nome Nika. Perfetto. Nika. Nika il cane di Xmurri. Ma porca c***a, c'era! Ci riprovo in maniera autonoma. Il tuo animale appartiene a un youtuber famoso? Sì! Sì! No! Sì! Sì! Boh! Sì! Sì! Andiamo avanti. Visto che il mio cane non l'ha azzeccato, vediamo se almeno riuscirà a azzeccare me. Il tuo personaggio indossa vestiti femminili? No. Italiano sì, anche se sono, diciamo, un po' di giù. Famoso grazie a Minecraft? No. Non so, fa coglio. Ha uno stand? Sì, tanti cavalletti, ma in questo momento no. Ha a che fare col mondo di videogiochi? Probabilmente. Parla francese? A voi due volte. Ha pubblicato con la sua ragazza? Sì. Ha a che fare con il gruppo di Folpina? Direi di no. Ha un gatto? No. È uno dei me contro te? Ma magari! No. Usa delle lame? Devo stare attento a come rispondo anche qui, ragazzi. No, ovviamente, ragazzi, non le usate. Usate quelle dalle punte arrotondate. Ha un canale di videogiochi? Probabilmente. È un pianista classico? Ma assolutamente no. Ha girato video con altri youtuber? Sì. Gira video su FIFA? No. Fa parte dei Bangtan Boys? Direi di no. Porta gli occhiali? Sì. È il miglior amico di Z Jumpitech. Fai video con i suoi genitori, signori Xmurri! Un applauso a me stesso. La foto si dovrebbe cambiare, però youtuber e videogiocatore. Grazie. Bene, me medesimo è stato indovinato. Adesso vorrei andare a cercare qualcos'altro che in realtà non trovo da parecchio tempo. La mia laurea. È diventato famoso grazie a YouTube? No. È maschio? No. È famoso, sì, è famosa, ma non purtroppo a casa mia. Ha più di 25 anni? No. Ma posso cercare? Indossa le scarpe? No. Ha le orecchie? No. È visibile? No. Aveva sposato una donna famosa? È lesbica la laurea. È nato sulla Terra? Sì, è stato inventato da noi. È una cosa? Bravo! È legata al sesso? Beh, se mi dessero la laurea, io una sega me la sparerei, però probabilmente no. Ha i denti affilati? Mi ha dissanguato abbastanza l'università in questi 6 anni, però direi di no. Ha mai fatto una foto in bikini? Ama il gelato? No. Ha gli occhi marroni? No. Mangia molto? No. Va d'accordo con il fratello? Con mio fratello sì, perché se l'è presa, ma con me no. Ha mai fatto sesso con il protagonista? No. Qualcosa che non conosco perché non è un personaggio? Sì. Ma hai indovinato cosa? Ma hai indovinato cosa? Ma che merda, raga. Le ultime 10 partite è la tua anima, Sabrina Ferilli, uno dei Teletubbies. Vabbè, allora cerchiamo un altro personaggio. Pensiamo insieme a... A few moments later. 1 hour later. 6 months later. Ciccio Gamer. Grazie a Minecraft direi proprio di no. È femmina, direi proprio di no. Ha a che fare col mondo dei videogiochi? Assolutamente sì. Il nostro... Ha a che fare con Fortnite? Assolutamente sì. Ha i capelli colorati? Non lo so, perché le aveva, ma adesso non ce le ha più. Ha il pancione? Devo stare molto attento anche qui a come rispondo. Ciccio, lo sai la stima che ho nei tuoi confronti? Io direi probabilmente no, va bene? Così, diciamo, me ne lavo le mani. Cioè, avrei detto di sì in realtà, però andiamo avanti. Il tuo personaggio è magro? Ciccio, non me ne voglia. Guida una moto? No. Prende il nome da una serie? Studia? Direi proprio di no. È un inventore, sì, di cazzate. Ha fratelli? Sì. Fa video di educazione sessuale. Primo giorno del Romix, Stepney fa sesso con i miei paguri. Sì. Viene chiamato subito dopo. Viene chiamato Ciccio? Sì. Cammina su 4 zampe?
Direi di no. Ha giocato nell'Arsenal, anche no, nel Borussia Dortmund, come ricordiamo da una famosa clip. Ha un fratello, sì! Ciccio Gamer 89, Mirko Alessandrini, youtuber, streamer e gamer. Wow, oh my god, quante informazioni utilissime. Spero ragazzi che il video vi sia piaciuto, spero che Mike non si sia arrabbiato troppo per avergli rubato questo contenuto incredibile. Un saluto a Mike Sciosha, ci vediamo al prossimo video. Pensavi fosse un fermo immagine, eh?